Più spazio fuori dai locali, agevolazioni sui parcheggi e una nuova mobilità che mette in sicurezza ciclisti e pedoni. Sono queste le principali azioni su cui punta l'amministrazione del Mezza Barba per la fase 2, nonostante alcune polemiche sollevate dall'opposizione. L'ultimo intervento in particolare riguarda i dehors gratuiti all'esterno di bar e ristoranti. Dopo essersi in qualche modo qualificati e identificati, è opportuno inviare una planimetria catastale o un semplice disegno fatto per accelerare la pratica, che verrà presa in carico dagli uffici ed evasa entro il 1° di giugno. Quindi confermiamo che dal 1° di giugno tutti coloro che hanno fatto richiesta avranno la possibilità di occupare qualche metro in più per cercare di rispettare le regole sanitarie e poter lavorare in sicurezza. Questo è un provvedimento importante, è un provvedimento che graverà molto sul lavoro degli uffici, che voglio ringraziare, ma che in qualche modo dà una risposta operativa e certa a quel grandissimo tessuto di pubblici esercizi che compongono quel tessuto produttivo della nostra città e al quale vogliamo dare un riscontro immediato al netto di tutti gli incentivi che arriveranno nelle prossime settimane. E sempre per aiutare il commercio, aggiunto l'assessore alla partita, si è deciso di modificare anche le tariffe per la sosta. Per quanto riguarda il tema della mobilità più in generale, abbiamo appena prorogato la sosta gratuita fino al 31 maggio, mentre dal mese di giugno la sosta tornerà a pagamento con un provvedimento che prevede la sospensione alle ore 17, quindi analogamente a quanto fatto nel mese di dicembre, tutti i giorni la sosta terminerà alle 17, quindi nell'orario più indicato per lo shopping e per tutti questi tipi di attività ludico e ricreative, insomma cerchiamo di dare un segnale sotto questo punto di vista. In queste settimane infine il Comune al lavoro per potenziare le piste ciclabili e per meglio regolamentare il passaggio dei pedoni su strade e ponti del capoluogo. Parallelamente stiamo potenziando, diciamo, riqualificando i percorsi ciclabili già esistenti e stiamo studiando una progettazione per implementarli e stiamo cercando di garantire nelle aree più sensibili anche il traffico dei pedoni in massima sicurezza, e quindi nelle prossime settimane verrà soppresso qualche posto auto e verranno create delle aree distanziate come peraltro abbiamo già fatto. Quindi complessivamente ci avviamo a questa fase 2 con grande determinazione, con tanta speranza, e ovviamente l'appello sotto profilo del buon comportamento e dell'etica va fatto a tutti i cittadini e anche a tutti gli operatori commerciali.